Nel libro dedicato alla medicina egizia, tuttavia, Prospero propone anche uno sguardo ai locali dove veniva consumato il caffè, mettendo in luce anche la sua funzione sociale all'interno di una città. Il caffè greco è uno dei caffè storici più famosi di Roma. È situato nel cuore della città in via Condotti. È conosciuto nel mondo per essere uno dei caffè più antichi d'Europa e ha una storia ricca di tradizioni e cultura. Le prime notizie del caffè greco sono riportate nello Stato delle Anime del 1760, nel quale risulta gestore e proprietario un certo Nicola di Maddalena, caffettiere. Tale notizia è riportata anche su un documento proveniente dalla parrocchia di San Lorenzo in Lucina e conservata presso l'archivio del vicariato. Deve il suo nome all'origine del suo fondatore, originario della Turchia, probabilmente della costa anatolica, storicamente legato alla civiltà greca e alle sue colonie. Il caffè è stato un ritrovo di intellettuali e goliardi. Ancora oggi, ogni primo mercoledì del mese, si riunisce il gruppo dei romanisti. All'inizio del XIX secolo, il caffè greco divenne il ritrovo preferito di artisti intellettuali tedeschi. Che si trovavano a operare in Italia. Da allora il caffè divenne in generale un punto di incontro per personalità intellettuali politiche. Gioacchino Pecci, futuro Papa Leone XIII e tanti altri sono i nomi famosi che sono stati ospitati nei secoli dal caffè. Che ospita il caffè, attività protetta dai beni culturali, è riconosciuto come bene culturale di interesse particolarmente importante. È attualmente proprietà dell'ospedale israelitico. Il caffè greco è un luogo prezioso per la città di Roma, in quanto ha il potere di racchiudere con il suo arredamento ottocentesco passato, presente, aroma di caffè e profumo dell'arte. De Chirico dichiarava al suo amico Franco Simongini: «Mi piace abitare a Piazza di Spagna, e sa perché? Perché ogni giorno, sulla tarda mattinata, faccio 4 passi per le vie dal centro, dopodiché vado a prendere l'aperitivo al caffè greco». E mai niente ci fanno sapere, noi ci puzzamo e fammo, sanno tutto quanto, e invece ci aiuta, ci buffano i caffè. Una tazzola, le caffè, che sigaretta, coppa per un pare, che stanno a chi ne sbaglia, fanno solo un broglio, salisciano, si fattono, si pigliano un caffè, e noi passiamo e vai. Gran parte del romanzo Anime Morte fu scritto da Gogol nel caffè greco.
Show. In case you say no.